Dottor De Angelis, concorso nazionale Valori in Movimento, l'importanza di questo progetto per il MIUR? Beh, questo progetto ha avuto una grandissima importanza come l'altro progetto del salvavita, ma questo è essenziale per la vita della scuola e per la vita dei ragazzi, soprattutto perché insegna ai ragazzi come ci si deve comportare per evitare il bullismo e per far sì che la scuola venga vissuta con tranquillità, con pace e che i ragazzi riescano ad andare avanti studiando quello che devono fare piuttosto che farsi sopraffare le attività che altrimenti non riescono, non riuscirebbero ad andare avanti nella scuola. Pensiamo di rifare una seconda edizione, il MIUR sarebbe contento con l'Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping di riproporre un progetto del genere? Sicuramente sì, infatti appena finito la manifestazione parlavo con le colleghe e le docenti che si sono occupate di questo progetto appunto per cominciare a pensare a una seconda fase di questo progetto, a reperire i fondi, anche se ogni anno i fondi diminuiscono perché vengono utilizzati in altre attività, ma che comunque ci impegneremo sicuramente. Abbiamo già messo in atto, in campo, la possibilità di andare a reperire altri fondi, perché è un progetto che è riuscito tantissimo, vista la partecipazione enorme che c'è stata, ragazzi. Poi avete visto qui come è stata interessante anche la premiazione, coloro che hanno partecipato, le personalità soprattutto che vi hanno partecipato, e quindi sicuramente lo rifaremo, non c'è dubbio che lo rifaremo. Un breve messaggio contro il bullismo e il doping. Ecco, il bullismo e il doping uccide, questo bisogna dirlo immediatamente, è assolutamente da evitare. Ci sono altri tipi di attività come lo sport ad esempio, come l'amicizia ad esempio, come lo studio ad esempio, come frequentarsi senza farsi traviare da queste modalità che sicuramente non fanno altro che peggiorare la vita dei ragazzi e sicuramente portano a perdere tutte le amicizie e soprattutto a perdere quello che è la vita dei ragazzi, insomma, il frequentarsi, il parlarsi, il convivere insieme, in fare una serie di attività che sono proprio dei ragazzi e della gioventù. Il doping uccide, il bullismo bisogna assolutamente evitare di farlo.